il sottoscritto Diego Valerio Piermattei e l'amica Marina Pastore, siamo stati ricevuti da Erika Mazzetti, l'onorevole Erika Mazzetti, l'altra settimana, la quale insieme ai 5 Stelle, in accordo 5 Stelle, voteranno il maxi emendamento per la proroga. Visto e considerato che tutte le agenzie di rating nazionali ed internazionali dicono esplicitamente che il super bonus è stato un grandissimo affare per lo Stato italiano e per le banche. Io da qua non vado più via. Ci avete messo il cappio al collo, siamo persone oneste, chi ha lavorato, chi lavora e chi è in pensione. Ora basta. Ora basta, io da qua non mi sciolgo. Ho dovuto chiedere la cessione del quinto della mia pensione. Dopo 35 anni di lavoro, io ho lavorato come invalida vera, non ho rubato nulla a nessuno. Ho chiesto la cessione del quinto della mia pensione. Da 1.300 euro io adesso viaggio con neanche 1.000 euro di pensione al mese. Cosa mi mangio? Io sono sotto la soglia della povertà. A me la banca mi sta chiamando perché un mese sì e uno no riesco a pagare il mutuo, e se non pago le altre bollette mi fa così il condominio e mi dice: signora, bene, non gli ha metà banca, l'altra casa gliela metto io come condominio perché non lo paghi. Perché succede? E poi parliamo di case, parliamo di diritti. Ma quali diritti? La signora Meloni, presidente del Consiglio, è sul suo 7,30, io non sto dicendo bugie, ha bonus mobili. Io non ho paura di nessuno perché io ho ragione. Non c'è alcun motivo per avversare una misura che ha rilanciato l'economia, generato 1 milione di posti di lavoro, fatto avere risparmi in bollette energetici, tutela dell'ambiente, voglio ricordare, diversi miliardi di metri cubi di gas in meno. Certo. Di questo stiamo parlando, e soprattutto, come ricordava Marina, la filiera edile finalmente trasparente, addirittura l'incidente sui cantieri è diminuito come tasso rispetto a prima. Noi di questo stiamo parlando. Oggi qui si votano le leggi di bilancio, e nella legge di bilancio deve trovare capienza, deve trovare spazio una proroga sul super bonus e finalmente sbloccare i crediti d'imposta incagliati, altrimenti questa gente non sa come fare per arrivare non alla fine del mese, alla fine dell'anno, che è fra poco. Non ci sono più scuse. La Meloni ha promesso di difendere i diritti del super bonus. Sì? Fratelli d'Italia, l'opposizione, ha chiesto di impegnare il governo fino al 2025. Dicembre 2025 come proroga per ultimare i lavori da superbonus, quando era all'opposizione. Ecco, adesso sono in maggioranza, lo devono fare per queste persone. Noi lavoriamo con gli emendamenti prevedono delle proroghe, lo sblocco dei crediti d'imposta, siamo qui per dare una mano anche a Forza Italia se va avanti nella sua misura, perché per noi l'obiettivo è dare la possibilità a chi ha creduto nella misura dello Stato di completare i lavori. C'è qualcosa di più coperto? Buonasera. Buonasera. Voilà. Presidente, carica per la Presidente Europa. Presidente. Vai, te ne do una lunga. Ho visto questo governo sempre incerto e non chiaro sulle posizioni per quanto riguarda i dossier economici, a partire dal patto di stabilità e crescita, dove sta negoziando un margine di flessibilità molto ridotto, peraltro per il 2027, quindi per se stesso fino a tutta la durata di questo governo. Quindi Meloni negozia un margine di flessibilità per se stessa, e poi che cosa sarà dell'Italia un attimo dopo? Quindi tagli per quanto riguarda sanità, istruzione, sui cittadini, sulle imprese, e quindi un cappio al collo. Ecco, non si negozia per se stessi solo per la durata del proprio governo, si negozia nell'interesse dell'Italia, così fanno i veri patrioti.
L'Italia pagherà un prezzo altissimo alle alleanze sbagliate di Giorgia Meloni, perché i suoi amici sono nemici degli interessi italiani. Il governo non solo rischia di accettare il ritorno all'austerità, ma la sta applicando anche in Italia, con una manovra che taglia la sanità pubblica, taglia le pensioni, taglia i servizi sociali, taglia agli enti locali. Noi ci batteremo sia in Parlamento che fuori. Grazie. Ok, grazie. Okay. Ora è andata al voto, perciò non è che stiamo approvando qualcosa. Okay. Quando è sentato a casa si sente subito. Attenzione ai gradini, Dobbiamo anche ripetere con forza che non ci può essere rimozione e voluta dimenticanza, non può essere steso un velo pietoso sui tragici anni della strategia della tensione. Per tornare a parlare del 68 e del 69, anni lontani, ma molto importanti per questo paese. Anni nei quali erano maturate le condizioni perché ci fosse, per la prima volta dopo tanto tempo, una lotta con obiettivi mirati, condivisibili, perché rispettosi delle condizioni generali nei luoghi di lavoro. In questo Paese siamo sempre a rischio di fare concreti passi indietro sui diritti, quando ancora a volte non li abbiamo neppure del tutto raggiunti. E penso alla reale parità delle donne nel lavoro e nei comportamenti sociali. E al lavoro stesso, come ha recentemente ribadito il Presidente Mattarella, nella nostra Costituzione non è una merce. Il 12 dicembre per noi non è solo la data di una tragedia, è in realtà anche la data d'inizio di una resistenza. Tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna. Sotto l'ombra. Dobbiamo andare di là, sarà pittorina. Resistenza!